Chiara, Micheli, tu sei una giovane artista e sei nata a Tirana, quindi, però insomma fin da piccola sei cresciuta praticamente in Italia. Com'è il rapporto con la tua terra d'origine? Beh, diciamo, ho continuato a tenere un legame con Tirana, l'Albania, comunque, dal punto di vista artistico anche molto. Infatti ho anche esposto diverse volte anche a Tirana, e comunque è servito anche come, diciamo, la mia cultura, la mia vera cultura è non è italiana, cioè diciamo proprio il sangue non è italiano, di conseguenza anche la mia arte. Infatti direi che è tipicamente balcanica, l'utilizzo di colori molto contrastanti, vivaci, e anche la figura femminile molto rivisitata, è molto anche un po' onirica, un po' fuori da un contesto reale. Perché proprio la scelta di una figura femminile? Perché la figura femminile è quella che può essere più, su cui si può più giocare, ci si può più sbizzarrire, e soprattutto appunto è una via di mezzo tra, è come se fosse, diciamo, l'ideale di bellezza risiede nella figura femminile, secondo me. E appunto ci si può giocare più sui colori, su diversi tipi di lettura si può fare, si possono fare più sulla figura femminile piuttosto che su quella maschile o animali o appunto, non lo so, bambini, fanciulli, cose del genere. Quindi la donna che ritratta da te in queste opere è più, però non ha qualcosa di umano, cioè in realtà è una figura quasi onirica, Sì, giusto? diciamo io prendo molto spunto, anche se forse non lo so se si direbbe o meno, dalle foto di moda, dalle modelle. Partendo da lì, diciamo, cerco di ricreare oppure di arrivare a un ideale di bellezza che non sia molto, cioè, di tutti i giorni, che giri l'angolo e vedi una donna, una ragazza di questo tipo. Gioco molto sulla decorazione, sull'arricchimento decorativo, quindi non so, in questo caso, in questo quadro, ad esempio i fiori, abiti, cerco sempre di mostrare un particolare dell'abito, o comunque un accessorio che può essere il fiore sui capelli, in questo caso. Anche, infatti, mi piace anche molto il mondo della moda, infatti mi dedico anche al disegno di abiti, alla creazione proprio di abiti particolari, un po' eccentrici. In questi tre ritratti che abbiamo qui in mostra, sono tratti appunto dal mondo letterario shakespeariano. Sì. Quindi questa scelta di Ofelia, di Macbeth e Portia, come ti è venuta? Una passione specifica per Sì, Shakespeare o perché queste tre figure femminili ti intrigavano di più? soprattutto partendo dal fatto che Shakespeare mi piace molto, è appunto uno dei miei autori letterari preferiti. Credo che la figura femminile descritta da Shakespeare sia quella più complessa, più completa anche, ed è una figura femminile tendente, che ha un carattere mascolino, quindi diciamo è androgina, cioè io la vedo molto come una figura androgina, quella descritta da Shakespeare nei suoi drammi, tragedie, commedie. Ho scelto queste tre figure, questi tre personaggi shakespeariani, Lady Macbeth ad esempio, per la sua, diciamo, la follia che la caratterizza in quest'opera shakespeariana, e quindi ho voluto, diciamo, mettere in evidenza questa forte eccentricità,
questa follia con un forte decorativismo nella parte superiore, con tutti questi queste decorazioni un po' baroccheggianti, anche un, tra virgolette, una cozzaglia di tessuti tra un velo sotto al copricapo e delle parti in oro sul collo, e anche questa, diciamo, questa vestaglia di notte che appunto Macbeth scorrazzava per il castello in preda allucinazioni e pazzia. Ofelia invece ho dato una lettura completamente diversa da quella shakespeariana, perché appunto come ben si sa quella Ofelia shakespeariana, è un'Ofelia ingenua, molto fragile. Invece in questo caso ho fatto una lettura molto attuale, in qualche modo mostrando la fragilità di oggi, che è una fragilità dal punto di vista estetico, quindi molte donne non credono molto in se stesse, e di conseguenza si sottopongono ad esempio interventi di chirurgia per diventare sempre più un ideale di bellezza che ad esempio la TV, la pubblicità, la moda mostra. E appunto Ofelia in questo caso è una donna completamente rifatta, anche il corpo non è un corpo più umano, è un corpo completamente, diciamo, in metamorfosi, completamente cambiato proprio per questi numerosi interventi che ha fatto su se stessa. E di conseguenza un ambiente, una decorazione molto, molto estetica, molto accentrica. Sì. L'ultimo di conseguenza per il narcisismo della donna d'oggi, che è molto preoccupante. L'ultimo invece è Porzia, è un personaggio che dal punto di vista letterario, cioè da come lo descrive Shakespeare, mi piace di più delle altre due, soprattutto perché è da una parte fragile, ma dall'altra parte anche molto coraggiosa, proprio perché per difendere il suo amato nell'orda shakespeariana, nel Mercante di Venezia, si traveste da uomo e fa l'avvocato del suo amato per cercare di salvarlo dalla morte, dalla morte certa. Porzia in questa mia rilettura l'ho voluto mettere questa sorta di maschera chiusa a chiave sulla bocca, un po' per denunciare questa volontà dell'uomo, cioè dell'uomo in tutti i tempi, ma anche oggi, di far tacere un po' la donna in molti campi, sia artistici che in altri campi. Ma nello stesso tempo la donna combatte, anche infatti è per questo che non l'ho voluta chiudere completamente la bocca a Porzia. E poi sempre la mia volontà di decorare in maniera forte lo sfondo e tutto il resto. E tu hai frequentato il liceo artistico, sì, quindi hai una forte base appunto artistica, e poi hai continuato ancora adesso studiando appunto le varie tecniche artistiche, e ti piace quindi sperimentare e su vari supporti e con diverse tecniche. Certo. Come si sviluppa questo tuo percorso? Da quale tecnica hai iniziato principalmente? Come tutti, non so, i ragazzi, i bambini che iniziano a disegnare, ho iniziato dalla matita, dal pastello, e man mano però abbastanza presto ho iniziato con la tempera. Quindi quei pennelli veri e propri, ho iniziato verso quando avevo 9 anni, 8-9 anni con la tempera. Poi a 10, a 11 anni, 12 anni ho iniziato con l'olio su tela proprio.
frequentando il liceo artistico ho cominciato a sperimentare anche tecniche un po' più particolari, un po' più sì, un po' di tipo contemporaneo, diciamo, tra cui nell'opera del grido possiamo vedere appunto l'utilizzo del foglio di rame, della lamiera. Mi è interessato per un periodo anche il bassorilievo, infatti in quest'opera l'ho utilizzato sulla lamiera, incidendola per dar vita, diciamo, la figura che volevo, e in più sempre con i colori da cui non mi separo mai, perché diciamo sono per me il colore che fa pittura, che fa arte. Che fa arte più che il disegno sicuramente aiuta, ma è più importante per me il colore, quindi ho voluto comunque inserire questo. Il grido ho preso spunto dal punto di vista tematico da un'opera del 400 dello scultore Nicolo dell'Arca, Il compianto su Cristo morto, però appunto essendo, diciamo, cambiato tecnica, perché non ho fatto una scultura come lui ma un bassorilievo con appunto tecnica completamente diversa. Mi interessava molto il dolore che lui ha impresso nel viso di questa donna che piange su Cristo, un dolore veramente straziante nonostante non sia una figura umana, una figura in carne ed ossa, diciamo. Si percepisce molto bene questo forte dolore di una donna che vede appunto il Cristo morto. E ho voluto fare appunto, siccome non ho fatto la scultura, ho voluto rappresentare da due diversi punti di vista il volto di questa donna, nella parte centrale il volto vero e proprio, dato che prediligo molto i ritratti, e quindi l'ho messo anche centralmente, ai lati la figura per intero, che è un po'... rivela questo impeto, questo dolore che è veramente prorompente, che va quasi fuori gli argini della tavola di legno.